24 ce li incarta. Ciao. Ciao, grazie. Brindisi. Bene, adesso vi spiego cosa sta succedendo. Abbiamo passato giorni interi a programmare l'itinerario perfetto, un viaggio speciale, un viaggio diverso dagli altri e sicuramente diverso da una vacanza. Ma è questo che ci piace, viaggiare. Vogliamo vedere le zone più belle e storiche della Grecia con l'obiettivo di seguire le orme di Paolo. 23 località in appena 19 giorni, questo è quello che abbiamo intenzione di fare. Il primo step è stato capire cosa vedere, dove si collocava nella mappa e poi tracciare il percorso migliore, tenendo conto dei tempi di percorrenza da una destinazione all'altra, gli orari di apertura e chiusura dei luoghi di interesse, il tempo stimato di visita, incastrandoci anche i vari traghetti. L'itinerario è questo. Partiti da vicino Latina arriveremo a Brindisi verso sera per viaggiare durante la notte e attraccare alle 3 a Igoumenitsa, dirigendoci così a Berea e viaggiare fino a Salonicco, Tessalonica, e passare lì la prima notte. Poi visiteremo il sito di Filippi per tornare a Tessalonica nuovamente. Il giorno dopo partiremo per arrivare a Meteora e il giorno dopo ancora visiteremo Delfi. Di buon'ora si partirà alla volta di Atene, che fungerà come quartier generale per 3 giorni, nei quali visiteremo Atene, l'antica Corinto e il maestoso tempio di Caposunio. Finiti i 3 giorni ad Atene ci imbarcheremo per Santorini per rimanerci 2 giorni interi per tornare poi nella penisola. Passando per Atene arriveremo a Micene, Epidauro e Nauplia in un solo giorno. Poi inizierà un po' di relax a Penisola di Maina, avendo fatto tappa prima a Sparta. Ci fermeremo per 2 giorni a Navarino e inizierà così l'ultimo giorno in Grecia, visitando la madre dei giochi olimpici, Olimpia, per arrivare a imbarcarci la sera a Patrasso. Il mattino seguente arriveremo a Bari per rientrare a Latina. Ci sono 3.960 chilometri da fare. Andrà tutto bene? Allora ragazzi, vi spiego un attimo cosa sta succedendo, perché dopo una nottata 5 stelle su la Grimaldi, dopo aver dormito benissimo e dopo aver fatto altre 3 ore di viaggio, siamo arrivati alla prima tappa, Berea, ex Berea, che adesso si chiama Media, come vedete qua scritto. E andiamo avanti, devastati. Abbiamo già fatto colazione, ma prima era veramente indecente. Andiamo alla sinagoga insieme a Vasili, grande amico Vasili. Sinagoga. 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 Είναι η πιο παλιά συναγωγή. Είστε άλτεστε συναγωγή. Είναι Ευρώπα. Οκ. Πιο παλιά. Άλτε. Οκ. Εδώ stiamo andando alla sinagoga più alta d'Europa, la più grande. Non è vero, però diciamo così. Perché pigli sto nario Paolo? Sì, noi l'abbiamo visto. Sì, o Paolo sta a Filippo, sto vivo e da Fio. E questa è la sinagoga di Berea.
stiamo andando al museo dove è sepolto il papà di Alessandro Magno, Filippo. E niente, vediamo, il biglietto costa parecchio, vediamo se merita. Comunque qua sotto. Bene, adesso stiamo andando a Tessalonica, ovvero Salonicco. Stiamo in ritardo sulla tabella di marcia, quindi mangeremo in macchina. Tireremo dritti, senza soste. Ci vorrà circa un'ora e mezza. Bene ragazzi, allora siamo arrivati a casa. Ci siamo un po' riposati, l'abbiamo prenotata con Booking. Perfetta, piccolina, ma va benissimo. E niente, adesso andiamo a visitare un monastero, poi mangiamo e poi vediamo. Venite qui al monastero Vladandona perché la vista è spettacolare e offre veramente una prospettiva diversa sulla città. Si passa alle cose serie. Parte la stanchezza. L'hai bevuta, è la stanchezza. Benvenuti in questo gloriosissimo secondo giorno. Stamattina siamo partiti alla volta di Filippi. Siamo qui nel nulla proprio perché siamo per strada. Volevo farvi il video prima perché dovevamo fare colazione a Tessalonica, ma non ci siamo riusciti e quindi ci siamo fermati qua, che non è bellissimo, ma la vista è discreta. Colazione e poi partiamo. C'è solo un cornetto con la cioccolata, quindi dobbiamo prendere forse i biscotti. Attenzione, perché abbiamo i cornetti imbustati e io probabilmente tante tipologie abbiamo qui, e questo sarà il mio cornetto. Molto. È ispirato proprio ai veri cornetti italiani, non quelli francesi, e quindi siamo certi che sarà buonissimo. Non è neanche scaldato, dico che è uno di questi fatti così. I cappuccini sono buoni, eh? Come in Italia. Anche sotto la Torre Eiffel hanno questo odore. Il croissant.
È quello quando si truccano. Ma vuoto. Cioè è pieno ma vuoto. Questa è la crema. Non è una roba speziale. Sei contento della tua scelta? La falsità. Ragazzi, questa è l'Agorà o Forum, ovvero la piazza centrale. Bene ragazzi, siamo arrivati alla prigione di Paolo. Qui è dove è stato imprigionato. Allora ragazzi, qui adesso siamo all'interno del museo. Che mi metto gli occhiali prima perché la faccia devastata. Ah, allora ci siamo fermati qua sotto a prendere qualcosa da mangiare perché siamo devastati dopo 3 ore e mezza di escursione. Non ce la facciamo più. Queste sono le facce. E lei che continua a fare le foto ai fiori. C'è da dire una cosa, questa è l'insalata greca, buonissima, però la feta, quella che noi diciamo, vabbè, ma la compriamo anche noi in Italia, in realtà non è la stessa cosa, è un po' come la mozzarella di bufala presa al caseificio e la Santa Lucia, cioè la Santa Lucia fa schifo, è immangiabile, sarebbe bufala è tutta un'altra cosa, quindi quando noi poi vediamo gli americani che si mangiano Santa Lucia, oh very good, no, non diciamo niente, stiamo zitti perché noi diciamo la stessa cosa con la feta che compriamo in scatola che fa schifo tanto quanto la Santa Lucia che è una mozzarella, anche se non è mozzarella, giusto per questo è Surlaghi, uno spiedino. E con questo sorriso vi diciamo che siamo tornati a Tessalonica dopo altre 2 ore di viaggio. Passeremo qui la notte e poi domani partiremo alla volta di un'altra destinazione che poi vedrete perché adesso non mi ricordo. Questi sono i Fori Romani. Non so cosa riprendere perché effettivamente, cioè a Roma
su una cosa del genere ci costruiamo gelaterie e pizzerie, quindi va bene. Devo dire che la città notturna, la vita notturna che non abbiamo provato però perché siamo un po' stanchi, però c'è un sacco di gente, nonostante sia mercoledì, pieno di ragazzi, pieno di locali, luci, bello. E adesso andiamo a dormire, doccetta tattica e poi si riparte domani. Nella prossima puntata. Ne ha presi due. Questo è il posto dove avrei passato più tempo di tutti. Le recensioni quelle cattive. In macchina perché sto vivendo. È stato pazzesco. L'esperienza almeno iniziale non è tra le migliori, fa troppo caldo. Questo è l'aeroporto. Che è successo? Stanno arrivando?